Qui nuovamente a Pomigliano, dove è in corso il presidio contro la presentazione della nuova banda, contro Marchionne, contro le politiche di questo nuovo governo, e la domanda che le poniamo è che cosa ne pensa appunto delle nuove politiche di questo governo e perché lei è qui oggi al presidio? Allora, per prima cosa, noi siamo qui con un presidio che noi abbiamo ritenuto fare democratico e pacifico, perché ci sembra assolutamente ignobile il fatto che questo stabilimento, prima delle nostre lotte dal 2008 in poi, è grazie alle nostre lotte che è aperto. Quindi non è che noi siamo qui contro le politiche di Marchionne, ma siamo contro l'idea che si possa fare, si possa produrre a Pomigliano qualcosa senza i diritti e senza la democrazia all'interno di Pomigliano. Quindi noi diciamo sia alla banda sia ad altre diciamo vetture si arriveranno, ma sempre con nel rispetto delle leggi del contratto nazionale di lavoro e della Costituzione italiana. Quindi in un certo senso noi siamo, ribadisco che è offensivo il fatto che in pratica queste 500 persone che sono state richiamate attualmente sono lì senza aver fatto neanche un minuto di lotta nel momento in cui quando lo stabilimento rischiava la chiusura. Detto questo, la banda da solo non basta. Allora noi siamo qui per argomentare, per spiegare che il battage mediatico degli 800 milioni di euro più la banda crearsi occupazione, insomma, è una cosa che crea delle perplessità. E cosa ne pensa lei dell'instaurazione del nuovo governo Monti rispetto al precedente governo? Pensa possa risolvere naturalmente la situazione in cui si trova l'Italia? Allora, il governo Monti è un governo liberticida uguale a quello di Berlusconi, e chi dice che il governo Monti è un governo tecnico commette una sciocchezza in mano. È la stessa sciocchezza che ci volevano far commettere a noi, chiedendo come Fiomo di mettere a porre una firma tecnica a questo stupro che è l'accordo separato. La verità è che noi avevamo ragione su tutta la linea. Quando noi dicevamo che l'accordo di Pomigliano, il testo imposto a Pomigliano, rimaneva soltanto in questa realtà, e noi dicevamo che si sarebbe esteso prima in tutto il gruppo Fiat e poi in tutte le realtà italiane, quindi nell'intera società, eravamo gli unici e sembravamo quasi degli alieni. Poi con la firma in quel testo imposto anche ieri di Cisle e Will, vuol dire che la cartina di tornasole, avevamo ragione su tutta la linea. E questo dovrebbe far riflettere un po' a tutti, agli intellettuali, la politica, che non aveva intercettato al meglio quello che noi stavamo dicendo. Quale prospettiva di lotta si propone lei da più o meno? Noi saremo al fianco di tutti i lavoratori che ad oggi saranno discriminati in quanto vicini iscritti alla FIOM e delegati FIOM, e saremo vicini a tutti e vigileremo affinché la produzione della banda possa, insieme ad altre produzioni che dovranno avvenire, ed è questo il nostro obiettivo, per garantire che tutta la forza del lavoro venga reintegrata e che dentro ci sia ancora libertà sindacale nel rispetto di una sentenza che ha dichiarato la Fiat, che ha condannato la Fiat per condotta antisindacale. L'ultima domanda, se possibile. Lei in questa Monti, situazione... volevo dire riguardo a Monti, sì, non voglio eludere la domanda. Di tecnico non c'è niente, mi sembra che l'ho detto già, sì. È un governo liberticida che vuole applicare tutto quello che avrebbe applicato comunque per lo scopo. Quindi siamo in piena continuità e non in piena discontinuità. E chi come il PD cerca di appoggiare per norme eccetera eccetera imploderà senza ombra di dubbio. Un'ultima domanda, lei in questa situazione personalmente si sente precario? Ma noi siamo tutti precari perché anche chi ha cassa integrazione, il giochetto che mette il giovane contro il vecchio, l'assistito contro il non assistito, quello che ha l'ammortizzatore sociale e quello che no, deve essere un giochetto che dobbiamo avere noi precari tutti e ricattati eccetera eccetera, dobbiamo avere l'intelligenza di non farci manipolare, perché siamo tutti precari e tutti ricattati, è solo la forza del no. E quindi di dire no a questa barbarie ci dovrà unire dal nord al sud del paese, perché anche se io sono in cassa integrazione, però se non verrò richiamato per mobilità e sarò licenziato e sono padre di 3 figli e monoreddito, quindi la mia battaglia, che è una battaglia di civiltà, si può dire che anche
è anche più forte, più importante per un giovane che comunque, anche se in difficoltà come me, per un suo futuro, per il suo futuro, automaticamente comunque la sera ancora dai propri genitori avrà un letto e mangiare. Questo non voglio assolutamente discriminare, ma dobbiamo essere attenti a non cadere nella trappola, che uno è assicurato, il giovane contro l'anziano, il vecchio contro il mezzo giovane, o quarantenne contro ventenne, o occupato contro l'occupato. Questa è una cosa, un errore che non dobbiamo commettere, dobbiamo essere tutti uniti, perché la mia battaglia è una battaglia di civiltà che parla di dignità, parla di diritti, e chi non ha diritti non li può rivendicare né verso la scuola, né verso il territorio, né nei luoghi di lavoro. Quando arretrano i diritti in un'azienda, quando arretrano i diritti in una fabbrica, è tutta la società che arretra. Ed è tutta la società che arretra e ricade nella società. Quindi io sto facendo una lotta anche per i miei figli, per avere una scuola pubblica. Non è il fatto che il figlio di un operaio deve essere un dottore, il figlio di un operaio deve, se può, avere tutte le chance per essere un dottore. Marx diceva: io non credo che dietro ogni fanciullo si nasconde un Mozart, ma auspico che se dietro un fanciullo si nasconde un Mozart, questo possa rivelarsi. Grazie.